Radio Radicale, siamo con il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia per parlare dell'emergenza immondizia a Roma. Allora, a quanto pare sembra che il Comune di Roma stia cercando in qualche modo di provvedere alla rimozione di questi rifiuti. Si parla addirittura diciamo, dell'invio dell'immondizia in un sito a Stoccolma. Allora, qual è oggi diciamo, il quadro della situazione? Secondo lei, da profondo conoscitore della capitale, qual è, visto che lei è architetto, insomma, conosce bene come sono collocati i siti nella capitale e soprattutto rispetto a quale situazione deve far fronte il Comune di Roma? Dunque, intanto voglio ricordare che la sindaca Raggi è in carica dal 2016, quindi sono passati 3 anni e la situazione gravissima in cui Roma versa dal punto di vista della raccolta, del trattamento dei rifiuti, non trova più alcuna giustificazione plausibile, ma voglio anche ricordare che c'è una competenza importante sul piano della pianificazione nel trattamento dei rifiuti di tipo regionale e il presidente Zingaretti, che è governatore del Lazio, oltre ad aver fatto carriera ed essere diventato presidente del Partito Democratico ed ha affrontato praticamente da un anno il secondo mandato, quindi sono 6 anni che governa, quindi 6 anni di Zingaretti e 3 della Raggi, 6 anni del Partito Democratico più i precedenti e 3 del Movimento 5 Stelle ci portano comunque a constatare che o non sono capaci o non sono sufficientemente responsabili per comprendere quanto sia importante e prezioso per il decoro urbano, per la qualità della vita di cittadini, famiglie, operatori economici, turisti, la materia dei rifiuti. Che Quindi cosa? lei si associa alle accuse fatte anche dalla Raggi domenica scorsa, che ha fatto un tour dei siti della regione? Ma io veramente insieme a Fratelli d'Italia tutta denuncio e abbiamo denunciato già da anni che c'è questa sorta di rimpallo di responsabilità tra Campidoglio e Regione che è inaccettabile. Conoscendo la conduzione del Campidoglio, ritengo che il Campidoglio si sia chiuso dentro il suo eremo e quindi non abbia neanche cercato il dialogo con la Regione, con gli enti sovraordinati, insomma. Ci può essere anche una competenza del Governo nazionale, come hanno dimostrato altri casi analoghi, soprattutto dopo diciamo, la messa fuori gioco di alcuni impianti di trattamento a Roma a causa di incendi che ancora non si è capito bene chi è che li abbia appiccati. Speriamo che la magistratura riesca a fare luce, perché comunque impianti di quel tipo certo non si incendiano per autocombustione. Detto questo, il tema è che Roma, da quando non è governata dal centrodestra, piaccia o meno, occorre dirlo, non ha più un obiettivo strategico nel trattamento dei rifiuti. Il governo di centrodestra, l'unico governo, perché la sinistra ha governato per decenni la capitale d'Italia, il centrodestra l'ha governata per 5 anni soltanto, si era posto l'obiettivo della raccolta spinta dei rifiuti, quindi della raccolta differenziata, che infatti si è incrementata nei pochi anni citati del 15% rispetto agli anni del governo PD. Questo comunque è stato un risultato particolarmente apprezzato, perché portare la raccolta differenziata a 40 e oltre per cento in una grande città è davvero un'impresa improba, e quindi insomma bisogna dare atto in particolare al presidente all'epoca dell'AMA, Pier Giorgio Benvenuti, che è un cultore della materia del trattamento dei rifiuti, di essere stato capace di operare in tal senso. Quale è il gioco che va comunque giocato? I rifiuti esistono, ma vanno trattati in maniera responsabile. Intanto va fatta una campagna per chiedere ai cittadini romani di consumare meno rifiuti, di produrre meno rifiuti. Poi va, Anche di tenerseli in casa. come necessario, sì, anche tenerseli in casa, se sono riutilizzabili sicuramente sì. Poi bisogna comunque interagire con il governo nazionale, perché stiamo diventando un paese del terzo mondo, ancora non abbiamo capito che il pianeta non è infinito, è finito, e quindi bisogna intervenire alla fonte,
per mettere al bando alcuni materiali che non sono riutilizzabili, perché comunque il futuro prevalentemente dovrà essere quello della cosiddetta economia circolare, quindi del recupero, del riciclo, del riuso, del vuoto a perdere, di tutte quelle strategie tese a non buttare alle ortiche un patrimonio materiale che invece l'uomo potrebbe ancora utilizzare, come se noi avessimo in potenza il giacimento, la miniera dell'alluminio, la miniera della plastica, la miniera del vetro, la miniera della carta e del cartone, la miniera del compost, cioè dei rifiuti organici. Queste miniere sono, come dice la parola stessa, delle risorse e quindi vanno organizzate affinché possano restituire alla società quello che invece fino a qualche anno fa è stato considerato scarto, ma gli scarti poi alla fine non si sa dove metterli, perché o si portano in discarica, ma le discariche sono state colpevolizzate e bandite, quindi ovviamente sono anche ingombranti e maleodoranti, quindi i cittadini non le vogliono, oppure si bruciano, ma ciò che viene bruciato, si usano termini che cercano di ingentilire questa procedura, ma è sempre una procedura di incenerimento, e quello che viene bruciato non viene eliminato, perché non c'è nessun mago al mondo capace di prendere un prodotto solido e di farlo scomparire. Viene trasformato e si trasforma in polveri sottili, e queste polveri sottili, piaccia o meno, per quanto ci possono raccontare che le nuove tecnologie abbattono l'inquinamento eccetera, comunque vengono inalate, anzi paradossalmente più sono sottili e più arrivano ai polmoni, quindi comunque anche questa procedura non va criminalizzata, ma comunque è una procedura sbagliata. È compatibile la procedura dell'incenerimento solo se viene utilizzata alla fine del ciclo dei rifiuti. Quindi io, amministrazione pubblica, mi pongo, comune e regione, l'obiettivo strategico dei rifiuti zero, quindi di cercare di eliminare il più possibile la produzione di rifiuti e quelli che produco di recuperarli il più possibile. Lo scarto, quello che non riesco a recuperare, quello che non riesco a evitare di produrre, almeno per un periodo dato lo devo bruciare, quindi come chiusura del ciclo dei rifiuti si deve per forza bruciare, perché infatti se non bruciamo è perché poi mandiamo da qualche altra parte dove vengono bruciati. Però non ci può essere una politica di inceneritori, perché questa politica contrasta con l'economia circolare e quindi con il recupero dei rifiuti, perché gli inceneritori mangiano calorie e quindi devono essere accesi H24, hanno bisogno di combustibile, e quindi alimentare l'inceneritore significa fare una cosa che va in direzione opposta rispetto a quella del recupero. Quindi l'inceneritore deve esistere solo limitatamente al bruciare quella parte che deve essere sempre più piccola in percentuale del rifiuto che non si riesce a recuperare. Questa è la politica che va fatta, ma per farla bisogna avere le idee, bisogna avere cultura, bisogna avere sensibilità ecologica, bisogna avere capacità organizzativa. Quindi temo che né Zingaretti né la Raggi siano dotati di queste caratteristiche, e questa è la ragione per la quale Roma si trova al collasso. Ecco, il volo dell'immondizia verso Stoccolma come lo considera? È un fallimento, perché tutto ciò che viene portato fuori è come prendere la polvere e metterla sotto al tappeto, in buona sostanza. Si nasconde un problema. Io aspiro ad avere un sindaco della capitale, un governatore del Lazio, che sappiano gestire e magari anche portare a frutto il tema dei rifiuti, come accade in tante città del mondo. Cito un esempio fra tutte, San Francisco, perché è la più grande città che nel 2020, quindi tra un anno praticamente, si era posta l'obiettivo di azzerare completamente il saldo dei rifiuti, rifiuti zero appunto, cioè impedire la produzione di tutto ciò che non può essere recuperato e recuperare tutto ciò che viene scartato. Questo è quello che è accaduto in una città di 1 milione di abitanti, San Francisco, quindi non parliamo di un piccolo comune dove le cose magari possono risultare più semplici da organizzarsi, e questo è tendenzialmente come obiettivo strategico la direzione che va presa da tutte le grandi città italiane.
spingere il più possibile su riduzione, recupero, riuso, riciclo e limitatamente a quello che resta bruciare improprio, perché comunque deve essere così, e se i cittadini non vogliono collaborare e continuano a produrre illimitatamente immondizia, poi si beccano comunque l'inceneritore vicino a casa. Quindi comunque, se si riesce a fare un'azione incisiva anche di educazione, non ci sono messaggi, non c'è pubblicità a progresso, non c'è un sistema dalle scuole all'università, al circuito della sanità, alle amministrazioni pubbliche, dove si spinga su questo, ha fatto terrorismo psicologico. I rifiuti esistono, bisogna sforzarsi di produrne di meno e bisogna comunque trattarli bene, perché se non li tratti bene te becchi l'inceneritore sotto casa. Chiarissimo, la ringrazio, grazie al vicepresidente.